Che brutto. Che brutto, brutto il tempo. Vedi? Questo è giusto? Soprattutto il posto dove ci sono il ristorante e il bar. Anche questi, guarda, guarda. Che brutto tempo, che brutto momento. E qui sono tanti ragazzi che lavorano qui. Sono tanti. Momento bruttissimi per tutti, però solo per piccoli, diciamo. Chi è danneggiato è soltanto la gente che lavora là dentro, senza lavoro, senza stipendio. Lo racconto soltanto una roba, una storia, come ho cominciato a essere un blogger. Perché l'anno scorso, quando l'ho visto sul Facebook, una ragazza che sparlava e parlava male proprio dall'Italia, ci ho pensato, questa è una stronza, questa papate papate, l'ho detto proprio nel blog. Che ci ho pensato, e quando moriremo mai di fame qui in Italia? E mai, mai ci ho pensato. Allora là ho cominciato il mio rabbia verso questa Filippina, e sono una Filippina anche, però io 40 anni che sono qui in Italia, no, tenevo anche mezzo italiana, diciamo. Avete fatto di tutto, avete fatto di tutto per togliere nel governo il signor Conte, però adesso e com'è? È uguale, uguale. Dove stiamo? Avete visto? Non volevo parlare più, non volevo parlare, soltanto che l'ho visto l'altro giorno al Sanremo. Quella è una cosa giusto? Che camminavano senza mascherina, senza mascherine, e senza neanche distanza di sicurezza, senza distanza di sicurezza. Se quella è giusto, perché sono Sanremo e Sanremo. E poi non credo che è stato Conte a decidere, perché siete già qui, siete già che decide cosa è meglio per l'Italia. Forse è meglio, però non avete pensato. E ci sono anche gente che non c'ha più un soldo per campare, per campare non c'è più, perché chi non lavora non c'è stipendio, non è come qui, questa qui davanti qui, sono tutti all'IMSS, chi lavora nel governo, lavora o non lavora, c'ha un bel stipendio che arriva al mese. Il ristoratore, il piccolo imprenditore, ristoratore, il bingo, quanti gente che lavora, quanti ragazzi che lavora là, anche che non è giusto neanche, che loro lavorano per, diciamo, contratto. Ogni sei mesi cambia il contratto, ogni sei mesi cambia contratto. Che non è così, si campa. Non si campa così. E la vita è dura prima, è diventata dura. Non è che si tratta di Conte. No, perché questa Sanremo mica... Penso che non è stata lui a decidere queste cose. È vero? E poi avete rotto a Conte per quello che lui si è ribatto. E io non c'ho
proprio non c'ho parole, non c'ho, poi a vedere, perché il, come si chiama, attore, attrice che sta là alla RAI, muoiono di fame? No, e anche 5-10 anni che avremo questa pandemia, non moriranno, non moriranno di fame, perché ce l'hanno già abbastanza soldi per poter vivere. Non come la gente che non lavora, chi non lavora, non, no, chi non lavora non c'è stipendio. C'ha da pagare il casa, appito, tutto quanto, c'ha da pagare. Mica vero che avete dato tutto, no. Non parliamo di me perché io non ho preso neanche una lira. Va bene così, però come gira, gira. Gli ho detto, ho pensato quando gli ho visto il Sanremo, guarda che schifo di vita, questa gente senza mascherina, senza mascherine, senza distanza di sicurezza, perché loro non possono avere Covid. Sì, va bene che dicevano, diceva la televisione che è rigido dentro, ma anche porsi rigido con quella, non ce l'hanno distanza di sicurezza. Non ce l'hanno neanche le mascherine. E si vedeva proprio. E poi avete fatto chiudere ristoranti piccoli, che lavora anche tanti ragazzi. Ristoranti, bar piccoli, che lavora tutti là. Il bingo avete fatto chiudere. Mi sembra assurdo. A vedere il, come si chiama, il Sanremo così, a vedere il Sanremo, che tutto, buh, non lo so, un'altra parte del mondo, sarà bravo, non vorrei dire, sarà bravo Salvini e quell'altro, mamma mia. Avete tolto un uomo per bene, si chiama Conte, Avete pensato solo voi che siete più bravi di Conte? No, cari miei, no. Guardando il Sanremo è un schifo. Per quello tanta gente non ha guardato il Sanremo? No, perché Tutti si è rotto, capito? Tutti si è rotto. Va bene. È Sanremo. Senza Sanremo non si vive, come diceva. Penso che tanti anni fa, sì. Tanti anni fa, ogni volta che arriva il Sanremo la gente aspetta proprio, non esce per guardare solo Sanremo. Adesso non credo. Non soltanto la gente, non devono soltanto vivere, l'attore, attrice, gente ricca, no. Ci sono anche il 70% delle gente poveri che aspetta il lavoro, dal ristorante, dal bar, al bingo, a tutte queste piccole aziende. No, non solo Sanremo, non si campa soltanto a Sanremo. Oh Madonna Santa, per fortuna ho controllato un po' le mie parole. Se no, sono capace di dire tutto, sono capace veramente. Sono capace. Rimettete di nuovo Conte, perché penso che una persona più adatto, calmo, calmo, bello, è un personaggio proprio. È un personaggio per bene, un personaggio, non in tutti i modi, in tutti i modi, bello tutto. Beh, penso che è bello dentro e bello fuori. E quel brutto, Madonna Santa, senza parole, guarda, senza parole. Sanremo è Sanremo.
Buonasera.